Sono Angelo Grego, il regista della compagnia Insieme per Caso, e sta partecipando alla bella rassegna romana Comic Off. Saremo in scena sabato 14 e domenica 15 con una schioppettante commedia italiana, Destabilizzati. Destabilizzati parte da un'idea di un più noto film e si sviluppa attraverso una scena buffet tra amici, i quali scelgono per cercare di ravvivare quella serata un gioco proposto dalla padrona di casa, scoprendo i propri rispettivi cellulari. Se ne scopriranno di tutti i colori, ma si scopriranno soprattutto i segreti che ognuno di noi ripone in questi aggeggi che risultano essere ormai le nostre scatole nere. Il tutto però passa anche attraverso le verità dette da due personaggi nuovi che ho inserito in questa mia riduzione teatrale, la mia madre, vecchia saggia, e Monica, una popolana, che riescono veramente a creare il collante e a dare quella morale, diciamo, a tutta quanta la commedia. Molto divertente, molto emozionante e molto, come dicevo, schioppettante, quindi vi aspettiamo numerosi al Teatro Marconi sabato e il 15 settembre, quindi 14 e 15 settembre alle ore 21 con la compagnia Insieme per Caso di Roma, Destabilizzati. Salve! Allora, ciao, noi siamo gli Effetto Social, io sono Andrea Donatiello, il regista, e poi rispetto allo spettacolo Amore di Mamma 6AOP, che è in concorso per il Roma Comic Off 2019, abbiamo... Dove sei? Filippo. Paolo. Maria Grazia. Amara. Maria Grazia chi è? Mamma. È mamma. La mamma di Paolino. La mamma di Paolino. Di che cosa parla lo spettacolo? Allora, mamma arriva, fa una sorpresa a Paolino, che è gay, ma la mamma non lo sa, e scopre che è gay. E con chi è fidanzato? Con Filippo. Ma mica vede Filippo. Filippo fa la drag nella vita, oltre a fare la truccatrice, e quindi lo scopre che è una drag, però la scambia per una ragazza, e quindi mamma capirà che è gay, e quando capisce che è gay, che succede? Che succede? Mamma vuole capire perché. Mamma vuole capire perché. E chi gli dà una mano? Io gli do una mano, ecco, me lo faccio. Oh, mamma mia. 17 e 18 di settembre 2019, Teatro Marconi, ore 21. Siamo là, esperienza fantastica. E che cosa diciamo? C'è un'altra persona presente in questo spettacolo. Anzi, due. Una è Annina, la sua migliore amica. E l'altro è... Tutti insieme? Aleandro! La chat che parlerà come Siri. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Simone Ripa, il direttore artistico dell'Accademia di Ballo e Danza Fuego Latino Roma, il fondatore della compagnia teatrale Saranno Famosi, in arte il ballerino delle dive. Anche noi quest'anno parteciperemo alla quinta edizione del Festival Teatrale Roma Comic Off. Il 19 e il 20 settembre saremo presso il Teatro Marconi qui a Roma con il nostro spettacolo Lui, Lei o Me Stesso. Praticamente vi racconteremo, ballando, cantando e recitando, i coming out più divertenti ed esileranti dell'anno. E allora che cosa aspetti? Sbrigati a prenotare presso il teatro la tua poltrona e non sarai soltanto spettatore, ma sarai anche giudice del nostro spettacolo, farai parte della giuria popolare. Vi aspettiamo numerosi. Stiamo provando. Ho capito. Per però, favore. Vabbè. Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre. Ore 21 e 30, sia sabato che domenica. Ce l'ho. Teatro Marconi. Andrea sempre in ritardo, sbrigati! Stiamo provando,
Armando, sei sempre il solito. Santa pazienza, ragazzi. Dai, zitto, aspetta che siamo arrivati alla battuta, quella proprio è così. Allora, no, un attimo, facciamogliele risentire. Ricominciamo. No, dai. Vai. Oh, sabato 21 settembre, domenica 22 settembre. Ore 21:30, sia sabato che domenica. Teatro Marconi! Oh, cioè, uno spettacolo imperdibile. Ah, 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 maschio amante trans avanguardia, cerca donna onesta, scopo relazione. Sì. Comic off? Sì. Quarta parete? Sì. Fermi! Ma c'è l'aperitivo, c'è il parcheggio, c'è la fermata metro. Allora ragazzi, eccoci qua, compagnia Ottovolante al Comic Off al Teatro Marconi, il 28 settembre alle 21 e il 29 settembre alle 18, con l'ultimo regalo. Minchia, che commedia ragazzi, che intrigo esilarante. Tre sorelle siciliane e tre romani alle prese con una misteriosa eredità. Una morte improvvisa e un finale travolgente. E poi si ride, si canta e c'è pure la band. Sì, tutto bello, ma... Guardate che il Teatro Marconi ha 350 posti! 350 posti! Ma è possibile! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo tutti! Andiamo, andiamo, andiamo! Vieni, Marconi! Contiamo su di voi il 28 e il 29 settembre al Teatro Marconi! L'ultimo regalo! Vi aspettiamo!